RDE presa diretta. Ben ritrovati dalla redazione. Non sono d'accordo con la proroga dello stato di emergenza. Se dura più di 2 anni è un controsenso logico e linguistico. Credo che il governo oggi debba riuscire a combattere l'epidemia ripristinando i diritti. Comincia a crearsi un problema per la democrazia. Gli unici a difendere la Costituzione siamo rimasti noi di Fratelli d'Italia. Così la leader Giorgia Meloni, intervistata da Venanzio Postiglione, vice direttore del Corriere, su Corriere.it. Cronaca: un operaio di 51 anni è morto nel pomeriggio a Bodio Lomnago, Varese, nel cantiere di una casa in costruzione, secondo il 118, schiacciato da un mezzo pesante che si è ribaltato. L'uomo è morto all'istante, mentre un suo collega di 55 anni è rimasto ferito nel tentativo di soccorrerlo. Sul posto sono stati inviati un'automedica, un'ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e personale dell'ATS. La Russia ha condannato le sanzioni dell'Unione Europea contro il gruppo paramilitare russo Wagner, accusando l'Occidente di isteria. In una dichiarazione il ministro degli esteri russo ha criticato l'isteria che si è diffusa in Occidente su questa questione e ha detto che la Russia si riserva il diritto di rispondere alle azioni ostili dell'Unione Europea. Lo riporta RIA Novosti. L'attuale sindaco di Siviglia, quarta città della Spagna per popolazione, ha annunciato che lascerà il suo incarico il prossimo 7 gennaio. Il socialista Juan Espadas, primo cittadino di Siviglia dal 2015 e segretario generale del Partito Socialista Spagnolo nella regione dell'Andalusia dall'estate scorsa, ha reso noto la sua decisione in una conferenza stampa con i media locali. La sua intenzione, ha spiegato, è concentrarsi sugli impegni con il partito. Espadas aspira a vincere le prossime elezioni regionali come candidato socialista. Inoltre è previsto che diventi senatore nazionale, aggiunge la stampa spagnola. Restrizioni ai varichi di frontiera, aumento della sorveglianza e requisiti specifici di asilo sono le proposte di Bruxelles per rispondere alla strumentalizzazione dei migranti sulla scia di quanto avvenuto con la Bielorussia. Abbiamo la responsabilità di garantire con gli Stati membri che siano attrezzati per garantire una risposta rapida, coordinata ed europea alle situazioni di crisi, anche quando i migranti sono strumentalizzati, ha sottolineato il vicepresidente dell'Unione Europea Margaritis Schinas, aggiungendo che la Commissione dell'Unione Europea sta introducendo una struttura più permanente nel diritto che consenta di tipizzare la strumentalizzazione. Borse europee negative in scia a Wall Street, con l'eccezione di Milano, con il FTSE MIB a più 0,5%, 26.633 punti, che tiene grazie anche le banche sulle ipotesi di risico che coinvolgono il settore. Tra le piazze, Londra è a ridosso della parità, Parigi perde lo 0,47%, mentre Francoforte è la più pesante, meno 0,75%. Ed è tutto per il momento per quanto riguarda l'informazione, appuntamento che si rinnova alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il caso Luis Suarez è chiuso. La procura della FIGC ha infatti archiviato ufficialmente il procedimento relativo all'esame farsa sostenuto dall'attaccante ex Barcellona. Dalla documentazione ricevuta dalla procura della Repubblica di Perugia, infatti, non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite e rilevanti. Andiamo in casa Roma. Nicolò Zaniolo sarà a disposizione dei giallorossi che sfideranno l'Atalanta sabato 18 dicembre alle 15 per la 18esima giornata di Serie A. Dopo l'infortunio all'adduttore rimediato giovedì scorso in Conference League a Sofia contro il CSKA, il numero 22 ha saltato il posticipo di campionato contro lo Spezia. Sarebbe comunque stato assente per squalifica, ma ha ripreso ad allenarsi a Trigoria già nella giornata di martedì. Ha svolto una serie di test fisici con esito positivo, dunque il giocatore non ha accusato alcun fastidio e sarà tra i convocati di Mourinho per la sfida di Bergamo. Il mercato di gennaio si avvicina e sia in entrata che in uscita sono diverse le società che potrebbero muoversi per rinforzare la propria rosa, tra loro anche la Juventus, che potrebbe lasciar partire alcuni elementi che non stanno mantenendo le aspettative in questa prima parte di stagione. Su tutti Artur, l'agente Federico Pastorello, presente alla cerimonia di premiazione del Golden Boy 2021, ha parlato del possibile futuro del brasiliano. Era stato scelto
da un altro allenatore, con Allegri sta trovando un po' meno spazio, e tenendo conto che c'è una Coppa del Mondo all'orizzonte, il suo desiderio è quello di trovare un po' di continuità, ha detto Pastorello. All'orizzonte anche un possibile scambio, secondo voci di mercato, con Luis Alberto della Lazio. Un flash dalla Coppa Italia: oggi parte il secondo turno, in campo Venezia Ternana, alle 18 invece Udinese Crotone, alle 21 Genoa Salernitana. Chiudiamo con la Formula 1 ad Abu Dhabi, prima giornata di testa con le nuove gomme Pirelli da 18 in vista del prossimo campionato di Formula 1, esordio da campione del mondo per Max Verstappen, che ha sfoggiato per l'occasione un paio di scarpe da gara color oro. Sulla Mercedes è salito da titolare George Russell, che prende il posto di Valtteri Bottas. Il finlandese sarà pilota Alfa Romeo invece a fianco del cinese Zhou, anche Antonio Fuoco sulla Ferrari. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva. RDE presa diretta. Spot break. Ci siamo. Il nuovo almanacco Barbanera è finalmente in edicola, con l'oroscopo 2022 e il calendario La Luna in Casa. Un'edizione davvero imperdibile. Barbanera festeggia 260 anni di una tradizione ricca di utili consigli e buone pratiche per la casa, il benessere, l'orto, il giardino e la vita di tutti i giorni, seguendo le fasi della luna e il corso delle stagioni. Barbanera, da 260 anni l'almanacco degli italiani. Buon compleanno, Barbanera! Consegna a domicilio del caffè. La Torrefazione Caffè San Giusto vi ricorda che attiva nel comune di Trieste la consegna a domicilio di tutti i prodotti, come il caffè macinato fresco per la moca, miscele e specialty coffee in grani, cialde e capsule compatibili di diversi formati, senza nessuna spesa per la consegna. Ordina tramite chiamata o WhatsApp 340 379 7662. Il caffè della tua città, dalla Torrefazione San Giusto, direttamente a casa tua, senza spese ulteriori. 340 379 7662. Info su www.sangiustocaffè.com. Radio Diffusione Europea, la tua radio in onde medie, ma anche in digitale, con app scaricabili, Fire TV Stick, risponditori vocali. Radio Diffusione Europea è anche web TV, 24 ore su 24 di musica, informazione, approfondimenti, eventi in diretta, service DJ set per manifestazioni. Infoline 345 99 45 637. Radio Diffusione Europea, dal centro dell'Europa, l'onda media di riferimento. Buon ascolto e buona visione.